Galeazzo, scusi, Galeazzo? Può tenere giù quel braccio che non mi sembra, cioè, cos'è, caso, un allenamento per il braccio? No, sto provando una nuova applicazione, sto semplicemente scrollando, come dice scrollando lei, sto turbinando, come si dovrebbe dire in italiano. Certo. Vabbè, comunque, smetta di turbinare. Ecco, di cosa stava, cos'è questa nuova applicazione? Ah no, tra l'altro vediamo che ha un nuovo lavoro, un nuovo incarico, sottosegretario aggiunto alla copula e all'accoppiamento, addirittura lei fra l'altro. Certo, no, io mi occupo di un tema di cui sono esperto. Si vede. Anni di esperienza, certo. Sì, sensualità stesso. Chi meglio di lei, ovviamente. Andiamo avanti, va. Tutto comunque finalizzato alla procreazione, chiaramente. Non sia mai, che sia. Certo, perché comunque la patria ha bisogno di figli. Motivo per cui abbiamo pensato a questa app, solamente per noi italiani. C'è un'applicazione di incontri, tipo Tinder, però autarchica. Tu sei italiana per conoscere persone con cui accoppiarsi e che si ispira ai valori ma è un'idea geniale, dei nostri nonni. Certo. E come si chiama quest'app? Tipo si chiamerà Lupanare. Lupanare. Vabbè, ma scusi, che ricordiamo, i bordelli dell'antica Roma. È una tradizione anche quella. Sì, anche certo, su questo. Sì. Come funziona quest'app? Ci spieghi? Funziona. Faccio vedere subito. Vedete, qui se, non c'è niente di meglio che le immagini. Tipo questa donna. Bello anche il nome di questa ragazza. Casualmente Fiammetta. Se ti piace puoi pigiare sul cuoricino, certo. Se invece non ti piace puoi pigiare sulla croce non uncinata. È una croce, meno non c'è male bisogno che non è di specificare. Che, Se invece vuoi vedere la descrizione possiamo anche vedere quello che ci dà un'idea della sua perché personalità. Perché sono le caratteristiche di Fiammetta. Certo, per capire se matcha con l'altra persona. Una sognatrice. Come ti definisci una sognatrice? Sogno nel cassetto, viaggiare in mongolfiera, nuotare coi delfini, fermare gli sbarchi. Beh, è simile nuotare coi delfini e fermare gli sbarchi. Mi sembra la donna ideale. Certo, sono sogni nel cassetto. Altri esempi un po' migliori passiamo di un altro, non mi piace, passiamo un altro. Veda lei. Ecco, c'è lei, Rea Silvia, 24 anni, vediamo la descrizione. Vediamo. Eccola, non mi piace l'ipocrisia, le persone false, i rom, i peli superflui. Ancora. Anche casualmente. Sì, i rom e i peli superflui. Guarda, i peli superflui sono un problema. Sì, vabbè. Noi non ci pensiamo, però ogni tanto pensiamo anche a loro. Comunque, scusi, nell'app ci sono, possono essere solo donne, ci saranno anche gli uomini, giusto? Certo. Ci sono anche gli uomini. Sì, chi è questa tristezza? Cos'è successo? Sì, è un po' problematico perché per le donne la schermata appare così. Come appare? Sì. Vediamo. Per gli uomini invece come appare? Sì. Vabbè, un po' arrabbiato, però un bell'uomo, pelato, dai. Però c'è un altro pelato. Ah, però. Lo so. Ma sono tutti pelati, scusi. Ma sì, è che tutti vagamente. Perché ricordano tutti un po' una persona. Tutti lui, lo so. Claudio Bisio. Ma che Claudio Bisio? Pensavamo un altro lui. Un po' indietro negli anni dobbiamo andare. Comunque, noi non ci fermiamo solamente a questo. Meno male. Per ripopolare questo nostro bel paese, vogliamo facilitare anche i vostri accoppiamenti. Addirittura, grazie. Come? Grazie all'ausilio di quelli che in un'altra epoca si sarebbero chiamati sex talk. Certo. Ma che oggi con la lingua di Dante chiameremo semplicemente balocchi copulatori. Bel nome. Da facile da ricordare, anche, no? Faccio vedere l'oggetto più in voga. Più in voga? Eccolo qui. Cos'è, scusi? Eccolo qua. Salutiamo la signora. Mutande. Ma saluti, cosa saluti. Sono? Mutande commestibili per lui e per lei, appena fatte dalla signora Maria. Ah beh, complimenti signora Maria. Un'opera d'arte la definirei. Sì, non sono un po' scomode però come mutande commestibili. Di vero grano duro, senatore Cappelli. Allora. Roba seria. Sono saporite, specie se mangiate al dente. Sì. L'unico inconveniente è che vanno prima a bollire. Ha detto niente. Un po' scomode, però controllate che potrebbero essere già arrivate nella vostra cassetta. No, ma pure questo nella nostra cassetta. Basta però. Ma basta spedirci. Adesso le proviamo. Con la signora Maria. Signora, le prova. Butti l'acqua, te la seguo.